Il grano in Puglia dimezza la sua produzione ma raddoppia la qualità. Secondo Coldiretti, la produzione di grano in Puglia è stimata quest'anno in calo di oltre il 45% per effetto della prolungata siccità che ha stretto tutta la regione in una morsa per mesi causando il taglio delle rese, però la qualità risulta straordinaria con in media 85 di peso specifico e 14 di proteine, motivi per cui dovranno essere riconosciute, dicono da Coldiretti, giuste remunerazioni ad un prodotto di alta qualità. E questo è quello che emerge da una stima della Coldiretti Puglia, che con il CREA, in un'azienda cerealicola del Granaio d'Italia nel Foggiano, ha tracciato il primo bilancio della campagna cerealicola salvata in extremis da siccità e gelate. La produzione in calo proprio quando in Puglia coltivare grano è costato agli agricoltori fino a 300 euro in più ad ettaro, con problemi importanti causati dalla siccità ma anche dalle gelate. Però la qualità è ottima e non accetteremo, dicono da Coldiretti, alcuna politica al ribasso dei prezzi del grano made in Italy. Ha spiegato così Mario De Matteo, presidente di Coldiretti Foggia, per cui il salasso, dice, a carico del Granaio d'Italia, rende necessari anche interventi per aiutare le imprese che ha perso produzione e reddito anche rispetto e rincari ormai insostenibili a partire dal settore cerealicolo, che rappresenta uno dei simboli della situazione di difficoltà in cui versa l'agricoltura pugliese, ha concluso De Matteo. E il taglio dei raccolti causati dalla grave e perdurante siccità, con l'incremento dei costi in alcune aree della provincia come di Bari e Foggia, rischia di aumentare la dipendenza dall'estero per gli approvvigionamenti agroalimentari. La Puglia è il principale produttore italiano di grano duro con 360.000 ettari coltivati e 10 milioni di quintali prodotti in media all'anno. La domanda di grano 100% made in Italy, che si scontra con anni di disattenzione e di abbandono che nell'ultimo decennio, dicono, hanno portato alla scomparsa di un campo su 5 con la perdita di quasi 500.000 di ettari coltivati e con effetti dirompenti sull'economia, l'occupazione e sull'ambiente. Dunque, le migliori varietà di grano duro selezionate, insistono da Coldiretti, sono coltivate dagli agricoltori sul territorio pugliese, che produce più di un quarto di tutto il frumento duro italiano.